Babidi è riuscito a impossessarsi di Goku. Un guerriero, misterioso, compare all'improvviso. La storia sembra cambiare. Cosa accadrà? Ebbene amici, io sono Chroma e oggi siamo qui insieme per scoprirlo. Innanzitutto vi ringrazio per aver voluto fortemente questa serie, talmente tanto che il post in community ha superato il 94% dei voti. Comunque vi spiego meglio cos'è questa. Questa praticamente è una serie what if, ci saranno delle situazioni strane, saranno what if da una puntata, raccontati da me, che cambieranno in base a come andranno i combattimenti. Vi faccio un esempio. Stiamo facendo Meta Cooler contro C16. Se io perdo, automaticamente nella storia vince C16. Non necessariamente devono crepare, magari ci avranno una fine più lenta e dolorosa dopo, come direbbe il nostro carissimo Gon, ma quello è il succo. Ebbene ragazzi, iniziamo con la nostra storia. Questa sarà una storia ambientata durante la saga di Majin Buu, perché i nostri eroi si trovano all'interno della navicella di Babidi. È il turno di Goku e il nostro Saiyan sta combattendo contro gli Akon, e nei livelli più profondi della navicella ci sono Darbula e Babidi che parlano tra di loro. I due sembrano convinti a far passare Vegeta dalla loro parte, ma si accorgono che Goku è superiore, anche perché il Saiyan non ha detto nulla riguardo al fatto di aver sbloccato il terzo livello nell'aldilà. Leggendo nei suoi ricordi, Babidi si accorge che Goku da piccolo batté la testa e dimenticò tutto quanto, quindi inizialmente era malvagio. Mentre combatte con gli Akon però, Babidi si accorge che Goku, per trasformarsi nel Super Saiyan, deve provare rabbia, e leggendo ancora una volta la mente del Saiyan, vede che in quei momenti ha nella mente Krillin che viene ucciso da Freezer, e in quel momento prova rabbia ed odio per Freezer. Facendo leva su questo evento e sul fatto che Goku inizialmente doveva essere cattivo, con tantissima difficoltà Babidi riesce a possedere Goku, e in quel momento la navicella di Babidi sparisce. Tutti quanti si ritrovano di nuovo nell'area deserta. Gohan, vestito ancora da Great Saiyaman, viene immediatamente portato via da Shin perché vede in lui qualcosa che lo potrebbe far diventare più forte di un Super Saiyan di terzo livello. La situazione qui è critica perché Goku è in grado di far risvegliare più velocemente e con più potenza Majin Buu, soprattutto se troverà un degno avversario. Il principe dei Saiyan vede Majin Goku come una scusa per poterlo sfidare, e a questo punto, dopo anche le parole forti di Goku, il principe si lancia contro di lui. Eccolo qui Vegeta, ragazzi. Vegeta sta provando una forte rabbia verso Goku, ma non tale da fargli provare odio. Diciamo così, è una semplice rabbia per come l'ha trattato Goku, perché comunque sia, per fargli scagliare Vegeta, gli ha detto parole abbastanza forti. Con il controllo di Babidi, nonostante Goku sembri superiore inizialmente a Vegeta, il principe si trasforma nel Super Saiyan di secondo livello, e qui la storia cambia. Babidi parla con Goku nella sua mente e gli chiede per quale motivo non vuole rivelare a Vegeta di essere diventato un Super Saiyan di terzo livello. Goku però sembra non rispondere, come se fosse assente. Nonostante anche Vegeta provi a parlargli, il Saiyan non risponde. Questo fa anche arrabbiare il principe, che da questo momento in poi inizia ad utilizzare tutta la sua massima potenza, lanciando anche i suoi migliori colpi, come il Big Bang Attack. Babidi parla ancora una volta nella mente di Goku e gli dice: sinceramente non sei tu che sei diventato più scarso. In quel momento Goku, dopo aver atterrato Vegeta, si rivela e spiega a Babidi che in realtà lui non è mai stato controllato, perché il suo cuore è comunque puro. E parlando ancora mentalmente con Babidi, Goku dice allo stregone che ha fatto finta per la maggior parte del tempo, uno, per non far accumulare maggior potere a Majin Buu, secondo, per scoprire dove si trova. Difatti sembra che Goku abbia organizzato tutto. Senza far scorrere altro inutile tempo, Goku tira fuori un sacchetto dalla cintura, e all'interno c'è un Senzu, con il quale cura Vegeta, e insieme vanno verso Majin Buu. Babidi, per impedire che venga distrutto allo stato embrionale Majin Buu, lo libera, anche se non è al massimo della forza. Il demone però non andrà da solo, infatti Darbula, ovvero la migliore guardia del corpo di Babidi, viene mandato con lui, e Goku e Vegeta dovranno sfidarli. E lo scontro ha inizio. Probabilmente Majin Buu ha preso di mira proprio Vegeta perché il Saiyan lo stava sfottendo tranquillamente. Per il suo aspetto, probabilmente Vegeta si aspettava qualcuno di molto più cattivo e non un simpatico
simpatico giocherellone della sua stazza. In quel momento Vegeta però riesce a sovrastarlo. Majin Buu difatti sembra essere appena superiore al livello del Super Saiyan di secondo livello. Però Vegeta durante gli anni è riuscito a controllare questa trasformazione e nonostante Majin Buu provi ad attaccarlo con tutti i suoi attacchi, anche i più strambi che ha, si vede che il principe è molto più potente di ciò che sembra. Ma accorgendosi che Majin Buu può ribaltare le sorti del match da un momento all'altro, decide di finirlo con un lampo finale. Anche Goku sconfigge Darbula e questo porta i due Saiyan alla vittoria. Stanchi e feriti, i due sono convinti di aver salvato ancora una volta la Terra. Ma è qui che si sbagliano. Darbula infatti non è morto e dalla terra, come se nulla fosse, piccoli pezzettini rosa si sollevano in aria e vanno a ricomporre il temibile Majin Buu. Sotto gli occhi increduli dei due Saiyan, Majin Buu per diventare più potente capisce che deve prendere qualcuno con sé e a questo punto decide di trasformare Darbula in un cioccolatino e mangiarlo, assorbendo così la sua energia vitale. La forza di Majin Buu aumenta talmente tanto da non aver più, diciamo così, un contenitore adatto per il suo corpo. E a questo punto il demone crea tanti altri piccoli sé, con un po' di potere, ma almeno riesce a contenerlo. Stanchi e senza forze, Goku e Vegeta sono costretti a tornare alla forma base. In quel momento però, un portale si apre, e arriva un nuovo essere che sembra essere un Saiyan. Questo Saiyan però non ricorda nulla, ma prima che Majin Buu gli lasci il tempo di capire da dove viene e di spiegare qualcosa a Goku e Vegeta, il temibile demone li attacca. Incredibilmente, anche se sono tanti i piccoli Majin Buu, non si capisce perché i nostri Saiyan, anche verso la forma base, riescano a tenergli testa. Vegeta non è molto entusiasta di avere un altro Saiyan tra i piedi, mentre invece Goku è veramente sovraccitato di conoscerlo, anche perché a fine combattimento vorrebbe sfidarlo. Anche se non ricorda molto, Shellot è veramente un genio del combattimento e capisce che devono fare fuori all'istante tutti quanti i Majin Buu piccoli. Anche perché nonostante la forza di Majin Buu sia incredibile, per dividersi in mille corpi non ha capito che comunque sia la potenza diminuisce, si divide insieme ai corpi. Quindi proprio per questo i nostri si danno da fare e eliminano quasi tutti i Majin Buu, non lasciandone più traccia. L'unica cosa che sta dando fastidio ai nostri, però, è la velocità con il quale i demoni si moltiplicano e cercano di scappare da tutti i nostri amici. Un attacco combinato di tutti e tre i Saiyan riesce a cancellare definitivamente l'ultimo Majin Buu. Mentre il nuovo Saiyan recupera un po' di memoria, spiega a Goku e Vegeta di chiamarsi Shellot e che viene totalmente da un'altra dimensione. Per i nostri Saiyan però non sembra esserci pace. Infatti, nello stesso punto in cui si era aperto un portale prima, se ne apre uno nuovo e fuori esce un'altra Saiyan. In quel momento Shellot recupera la memoria e capisce cosa gli era successo. Semplicemente, dato che lui è l'unico Saiyan della sua dimensione ad essere pacifico, era visto come uno sbaglio e come tale doveva essere corretto. Proprio per questo il re dei Saiyan ha mandato la più forte di tutti quanti gli elite del suo esercito per cercarlo tra dimensioni ed eliminarlo. La Saiyan si presenta e dice di chiamarsi Mara. Shellot a quel punto spiega che questa Saiyan è seconda solamente al re. Goku e Vegeta comunque sia la prendono un pochino sotto gamba perché non la vedono trasformarsi in Super Saiyan. E poi, vedendo anche queste antiche armature e vedendo che anche Shellot non può trasformarsi in Super Saiyan, capiscono che il suo livello è molto più basso del loro. Su una cosa però non hanno fatto i conti, sul fatto che Mara sta nascondendo la sua vera potenza. E infatti, nonostante Goku addirittura si decida a mostrare per la prima volta la trasformazione in Super Saiyan di terzo livello, vengono sconfitti tutti quanti. In quel momento però arriva Gohan, il quale, allenato dal Kaioshin e con un rito che veramente è durato poco, con il quale però l'Elder Kai ci ha rimesso la vita, si decide a sfidare Mara. Goku si stupisce del combattimento perché Gohan sembra essere addirittura molto più potente di un Saiyan di terzo livello. Per Mara però non è abbastanza. E sconfiggendo poi anche Gohan, vediamo il ragazzo sorridere e dire al padre che sapeva che non sarebbe mai riuscito a sconfiggere una con il suo livello. Il Kaioshin però non è stupido e aveva già con sé un piano di riserva. Gli aveva infatti donato due orecchini Potara. Senza spiegare come funzionano al padre, i due lo mettono e si fondono in un guerriero fenomenale, Gokan.
Shellot non può spiegare da dove viene quell'incredibile forza di Mara, ma adesso i due si devono scontrare. Allora ragazzi, una cosa sola, qui Mara sembra avere l'ultra istinto, ma non lo ha, come potete benissimo vedere. È semplicemente una mod con l'aura così. Però, comunque sì, abbiamo il nostro Gokan che sa di essere superiore a Mara, la ragazza però sembra far finta di non saperlo, anche se se ne è accorta. Per sovrastarla, per umiliarla, tra virgolette, e fargli capire anche che è effettivamente così, Gokan si trasforma nel livello del Super Saiyan. La donna però non sembra credere che un Saiyan possa trasformarsi addirittura. La donna però incredibilmente aumenta la sua aura e tutto ciò che ha intorno inizia a dematerializzarsi. Vegeta in quel momento chiede a Shellot come mai la donna sia così potente. Shellot non risponde, poi però spiega che questo è un segreto che sanno solamente Mara e il re della sua dimensione. A questo punto Gokan tira fuori il massimo delle sue potenzialità e con una mossa di impeto riesce a mettere al tappeto Mara. La donna, sorridendo, spiega che stava utilizzando solamente l'80% della sua forza e prendendo la piena potenza vuole lanciare un colpo che distruggerà la Terra. Shellot però è un Saiyan dal cuore puro e nobile. Proprio per questo si innervosisce per il semplice fatto che per un codardo come lui, a detta sua, ci deve rimettere una popolazione, in questo caso i terrestri. A quel punto si mette in ginocchio davanti a Mara e gli chiede di ucciderlo, risparmiando però la vita a tutti quanti i terrestri. Mara lo guarda e, creando una lama di energia con la mano, cerca di tagliargli la testa, ma in quel momento si ferma. Shellot riapre gli occhi e vede la Saiyan davanti a lui sorridergli. Difatti lo ha risparmiato, e questo perché lei ha capito che il Saiyan si è corretto da solo, quindi lo lascerà in vita. Però dovrà ritornare con lui nella sua dimensione. Senza neanche salutare i nostri, se ne vanno e Gokan si scioglie. A quel punto Goku, Gohan e Vegeta si chiedono com'è possibile che sia successa una cosa del genere, ma dopo pochi secondi non gli importava più perché la Terra era di nuovo salva. E niente ragazzi, io non so quanto duri questo video perché ho scritto praticamente tutto i punti in questo foglio, poi li sviluppavo durante il discorso, vi dico la sincera verità. Questo è solo un primo what if, quindi prendetelo un po' con le pinze. So che non è il massimo, almeno secondo me non è il massimo. Fatemi sapere voi se vi è piaciuto. Avevo intenzione di portare il prossimo su Vegeta Ultra Instinct al torneo del potere. Fatemi sapere voi, insomma, cosa ne pensate. Io, sinceramente, ci ho messo un po' a pensare. Certo, non ci ho messo una settimana intera come per Prime, che non continuate a chiedermi, esce sì o no. Sì, esce ogni venerdì, solo la settimana scorsa non è uscito a causa di mod, ma sta rimediando Falcon, tranquilli ragazzi. Io spero solamente che questo video vi possa piacere perché a me diverte, mi piace fare questo tipo di what if, anche se non hanno troppa logica, però attenzione, non sono eccessivi a parer mio, perché non ho messo tantissime cose, cioè ho messo solamente Mara e Shellot in più, anche se Shellot, tra virgolette, è canonico tra tante virgolette, perché è un personaggio fatto da Toriyama, diciamo di personaggi originali, ecco. E niente, appunto, vorrei portare queste storie da una sola puntata, diverse tra di loro, quindi la prossima, se tratterò di Vegeta Ultra Istinto, si rifarà alla storia originale, non a questa. Questa si è rifatta allo Z, quello si farà super. Cioè, per farvi capire, questo e il prossimo episodio non saranno collegati tra di loro, saranno what if da una puntata sola. Ecco, diciamo così, più storie in ogni puntata. Scusate se ci ho messo tanto a spiegarvelo, ma voglio solamente che capiate. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi di nuovo sapere se vi piacciono i personaggi che ci sono, ma soprattutto se vi piace Gokan, e ricordate che la curiosità intrattiene.